Valorizzare i beni pubblici degli enti locali è stato questo il tema della conferenza organizzata alla Camera di Commercio di Napoli dalla Borsa Immobiliare presieduta da Giovanni Adelfi. L'incontro dal titolo Aspettando il meet-in ha fatto il punto della situazione sull'alienazione e la valorizzazione dei beni in un momento storico in cui si cerca sempre di svendere il patrimonio per fare cassa, così Giovanni Adelfi. L'obiettivo è quello di valorizzare al meglio tutto il patrimonio pubblico degli enti locali al fine di rendere veramente un servizio alla cittadinanza e alle tasche dei cittadini in realtà. Quindi noi dicevamo che fare semplicemente delle perizie agli immobili è molto limitativo, perché a quelle vanno accompagnate da progetti di valorizzazione, per cui attraverso questi progetti di valorizzazione si riesce a vendere meglio e sicuramente con un ricavo molto superiore a quello che si aspetta. Molti dei beni di proprietà della regione Campania meritano oggi una rivalutazione e una ridestinazione d'uso, come spiega Silvio Uccello ai nostri microfoni. Sicuramente ci sono beni che ci pervengono da enti disciolti, che possono avere valore storico, valore culturale. Noi abbiamo anche dei beni, ad esempio tutti i vari ex canapifici, che fra l'altro sono tutelati sia da una legge dello Stato e poi anche da una legge regionale, e dovrebbe essere riportato all'antica destinazione. Poi sono tutti beni di pregio, meglio ricordarne uno per tutti che è Viale Littico a Caserta, che è una struttura immensa, oggi in forte decadimento, però sta nel piano di valorizzazione proprio perché è in un punto strategico della città, di fronte alla Reggia, in un contesto di qualità, ma di qualità soprattutto culturale. E noi speriamo di poter andare avanti velocemente adesso in questa attuazione della valorizzazione della struttura.